posto. Eccoci qua, siamo ritornati. Partiamo con il consigliere Sinigaglia, poi anche l'onorevole. I soldi, quindi il risparmio per darlo alla sanità, quindi beneficio dei cittadini, diminuzione dei ticket oppure no, tornano a Roma oppure no, che cosa succede? Ci preoccupa appunto le motivazioni per cui nasce l'azienda zero e anche la riduzione delle ULS, quello del contenimento della spesa, e non vorremmo che il contenimento della spesa fosse legato al taglio dei servizi, deve essere un efficientamento del sistema nel rispetto dell'equità e dell'universalità delle prestazioni per tutti. Anche perché qui siamo parlando di una buona, tutto sommato, di una sanità, allora, che va bene, non è che i viene... I problemi da risolvere adesso sono alla luce del sole e sono già stati citati, per esempio la riduzione delle liste d'attesa. Qui bisogna fare degli investimenti per ridurre le liste d'attesa, e anche qui è stata presentata una proposta di legge che giace nel cassetto, anche qui dal giugno del 2015, ogni anno poi la santa battaglia di Zaida, 6 anni, dobbiamo ridurre le liste d'attesa. Poi è stata fatta un'altra proposta di legge, che è quella della trasformazione delle IPAB, delle case di riposo. Sì, anche qua, guardate che bisognerà mettere un articolo che riduce il costo che le famiglie devono pagare per inserire l'anziano in casa di riposo, che è insostenibile. Non è più, è un privilegio ormai mettere una persona in casa di riposo, non è più un diritto, no? Quindi bisogna intervenire su questo. Interverremo pure, no? Perché, guardate, cioè, questo serve anche la riduzione delle ULS. Se attivi dei risparmi, elimini degli sprechi e li investi laddove serve migliorare la qualità del servizio, dove è necessario intervenire, per esempio, nel territorio per la cronicità, per aumentare i posti letto degli ospedali di comunità. Perché che non bisogna. Ci sono ancora. Sì. E il piano sociosanitario diceva che dobbiamo attivare gli ospedali di comunità, i posti letto, e sono partiti veramente una minima dimensione rispetto alle esigenze. E questo che dobbiamo ribadire. Anche noi avremmo fatto la riduzione delle ULS provinciali, però prima avremmo fatto questo processo, il potenziamento dei servizi nel territorio. Magari anche uno studio di fattibilità di quello che stiamo facendo, perché il tutto avviene senza nessun studio di fattibilità, senza capire quali sono le conseguenze, tanto che noi parliamo di salto nel buio. Speriamo vada tutto bene, perché non abbiamo la certezza né dei risparmi né dei risultati. Non c'è scritto nulla da nessuna parte. Ed è questo che ci preoccupa molto, è un salto nel buio questo, ma ripeto, anche noi eravamo per la riduzione dell'ULS, ma nella dimensione miglioriamo la qualità del servizio, perché sappiamo anche noi che rispetto alle esigenze e ai bisogni c'è una riduzione dei trasferimenti, no? Per cui dobbiamo far fronte a una migliore organizzazione, eliminiamo gli sprechi e anche noi abbiamo fatto la proposta invece dell'azienda zero dell'Agenzia Veneta Sociosanitaria, proprio per implementare l'informatizzazione, per fare meglio gli acquisti centralizzati, per fare i bandi, per unire gli uffici legali, eccetera, ma non contro i direttori generali e contro le ULS che sono praticamente vessati dall'azienda zero, ma a servizio delle ULS, a servizio del territorio, a servizio della conferenza dei sindaci. Questo era lo spirito per il quale doveva nascere l'azienda zero. Invece come si diventa un'azienda che impone, che deresponsabilizza i direttori generali e che impone tutto ciò che bisogna fare. E questo che non regge. Allora noi siamo preoccupati perché vogliamo garantire la piena titolarità della conferenza dei sindaci. A Padova, per esempio, verrebbe istituita la conferenza dei sindaci provinciale, vuol dire che si trovano 104 sindaci per decidere che. 104 sindaci fanno l'appello, si salutano e vanno a casa. Cosa volete decidere? La programmazione dei servizi sociosanitari del territorio in 104. Quindi la conferenza dei sindaci che approva il bilancio, che approva il piano di zona, deve essere dimensionata per le attuali ULS, cioè la 15, la 16, la 17, che diventeranno distretti, e quindi li faremo dimensionare per i distretti. Cioè dobbiamo avere i 20, i 30 sindaci che si trovano, che conoscono bene i bisogni del territorio, fanno il piano di zona e trovano delle risposte e approvano il bilancio sociale, perché poi anche i sindaci mettono i soldi, un tot a testa, un tot pro capite dei cittadini. Però Sinigaglia, se prima si parlava di 90 milioni di risparmio, è stato fatto sicuramente uno studio, un business plan per quanto riguarda come si, di 90 milioni di risparmio, da dove escono? Spannometro. Si chiama spannometro. E tanto che la CGIL proprio ieri ha pubblicato un testo dicendo che guardate che quello che c'è scritto, ma sono poche paginette, e poi 90 milioni si risparmiano a regime, cioè fra 10 anni avremo risparmio di 90 milioni. Ma dicono, guarda, in realtà
o si licenzia una gran massa di gente, oppure il risparmio sarà attorno ai 21 milioni, mi sembra aver capito. Che 21 milioni in 10 anni... Cioè, si parlava dice, di tenere i posti di lavoro, peraltro, dell'intervista del Presidente. Appunto, ma anche questo, allora ditelo, cioè, volevamo risparmiare perché licenzieremo, non so, se 300 che fanno l'informatizzazione ne teniamo 30, allora ditelo che 270 li licenzieremo, no. Allora ma non penso sia questo l'obiettivo, se questo è l'obiettivo, ragazzi, sono capace anch'io di risparmiare in questa maniera qua. Chiedo a tutti e tre. No, non c'è, al momento non c'è, ma però diamo una delega in bianco con l'azienda zero. Con la famosa frase, certo, in cui... Ma la cosa che mi sorprende, perdonatemi se ritorno in questa... ai cittadini cosa interessa? Liste d'attesa non abbiamo mai parlato. Dei ticket, che è un'altra promessa elettorale che ha fatto Zaia e c'è scritto nel proprio programma, non ne abbiamo mai parlato. Allora mi chiedo, un buon padre di famiglia, se deve riorganizzare una macchina così importante e così grande come quella della sanità, parte mantenendo lo status quo, riorganizza a livello capillare e poi va a riorganizzare a livello più elevato, perché altrimenti ne esce sconfitto, o il territorio ne soffre, sono due. Perché se devo fare delle scelte e devo farle in maniera precisa e puntuale, guardi, io non sono una che dice non dobbiamo tagliare determinate realtà, perché se penso a due distretti di due vecchie ULS a distanza di 5 km l'uno dall'altra, che danno gli stessi servizi, è inopportuno. Lo dico io, ma lo direbbe chiunque buon cittadino che ha un'analisi, e le dico che nel Veronese c'è questa situazione, per cui non sono qua per dire che non ci sono cose da riorganizzare, non ci sono cose da sistemare. Ma lei mi spieghi, ci sono in tutto nel Veneto 68 ospedali. Esatto, ma lei mi spieghi, un direttore catapultato da una realtà diversa, non originario della nostra città, se riesce a capire che i due paesi che magari nemmeno conosce hanno due realtà così vicine. Cioè, è anche umano. Quindi, pertanto, non sto facendo un ragionamento partendo con una dire di no, la mia posizione è dire di no, la mia posizione è costruttiva ed è per dare un miglior servizio al cittadino, al di là che sia una battaglia politica o meno, chiaro? Quindi quello che voglio dire a chi ha letto la riforma è di porre attenzione a quelle che sono i quasi, a quelle che sono le diversità, perché in quel nuovo maxi emendamento purtroppo ci sono delle parole che non sono messe lì a caso e servono per rendere più dolce quello che è amaro. Questo lo dico con estrema serenità, ma è una realtà. E sono ancora convinta che oggi più che mai dovremmo parlare di liste d'attesa e di ticket, perché con una povertà che sta riemergendo, molti non si stanno curando. E se dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini, le dobbiamo dare anche dal punto di vista economico, purtroppo. Per un anziano è una tragedia. Assolutamente, veramente. Ma se pensiamo a determinate situazioni, noi stiamo dando dei servizi che costano ai cittadini ma non sono più servizi, quindi quelli vanno o riconvertiti o eliminati, non c'è sorta, perché quelle risorse sono sprecate, quindi bisogna riconvertire, bisogna ripartire da un'analisi puntuale e come movimento politico siamo disponibili a farla. PCGL, grazie. Allora, rispetto all'azienda zero, anche io faccio un passo indietro. Ma anche il numero di USL che teniamo dentro, sì, questo. Sì, sì, sì. La cosa che mi sono, ho continuato a chiedermi sia nella prima stesura che nelle altre stesure è: ma se i poteri vengono concentrati all'azienda zero, in prima scrittura si capiva chiaramente, in seconda, terza scrittura un po' meno, con i forse, con i ma, eccetera, che senso hanno le nove USL? Me lo sto chiedendo, perché se poi io, se l'obiettivo era, o è ancora, non lo so, che alla fine c'è un governo centralizzato, dopo discutiamo se è giusto o sbagliato, ma un governo centralizzato a livello regionale, quindi un'unica USL, che senso hanno i nove direttori generali delle altre USL? Punto interrogativo. Questa è la domanda che mi sono posto e che continuo a pormi, no, e che e pongo anche alla politica. No, se sentiamo cosa rispondono. Quindi anche ne farebbe neanche 9, 26. No, come era stato, come era, no, questa, no, sto dicendo,
che come era stato scritto in prima stesura era chiaro che le sette USL non avrebbero avuto nessun potere. Il direttore generale non avrebbe avuto nessun potere in prima scrittura. Di gestione comunque, di gestione, fondamentalmente. Sì. A quel punto che senso ha avere le nove USL? A quel punto, punto interrogativo. Ci sono i dipartimenti. Secondo voi quindi ha senso? No, è una provocazione per dire che alla fine... Guardi, ci sono delle regioni d'Italia che hanno preso la direzione di cui lei sta parlando. Perché ci sono regioni che hanno fatto una USL unica a livello regionale. Più piccole, oppure tre, due, tre, ecco, la Toscana ne ha fatte tre, l'Umbria, perché è 3,5 milioni di persone, però ne ha fatta una unica. Le Marche anche hanno fatto una decisione, due, ecco, le Marche. Sì, Friuli due. E, però dall'altra parte invece c'era un'idea diversa. Prima di tutto la visione che abbiamo noi è, prima di tutto, di non andare a creare questo accentramento. Partendo dal presupposto che non vogliamo questo accentramento di denaro, risorse, capacità decisoria che di fatto viene portata fuori dalla regione, cioè nel suo luogo d'origine, dove deve stare, dove la regione esiste per statuto, perché decida sulla programmazione e quindi anche sulla sulle questioni sanitarie, e quindi proprio a livello statutario ci incastrammo in commissione per diversi mesi addirittura su questo, perché volevano portare proprio le decisioni, la programmazione fuori dalla regione. E dicevo no, fermi tutti, questo addirittura è contro lo statuto della regione Veneto, ma vi rendete conto di cosa state dicendo? E poi trovarono in modo per andare oltre. Ma poi c'è bisogno di dare delle aree omogenee, ma mi sembra talmente una cosa di buon senso, perché se mettiamo assieme, parliamo della URSS Berica, Vicenza, 1 milione di persone, 1 milione, Asiago, Lonigo, praticamente, poi non mi ricordo magari l'ultimo dei comuni. No, Lonigo. Lonigo, ecco. Allora, ecco. No, quella Berica, no, Vicentino è diviso in due. Ah, ecco, non è Asiago, poi sono no, usciti, poi si è diviso. Poi, esatto, se la sono tagliata per le questioni di cui sopra. Vi chiedo, è stata tagliata per motivi epidemiologici, scientifici o per motivi politici? Oh, e questo era quello a cui o volevo per la arrivare. Maggioranza. Cioè giunta. Noi abbiamo seguito, allora, ci si, allora, si sono trovati 10 cervelli intorno a un tavolo e la regione ha detto, la politica ha detto, voi 10 cervelli trovate il modo migliore per riuscire a livello epidemiologico, a livello di flussi di spostamento, perché come giustamente diceva prima il vice sindaco, caspita io sono più comodo a quell'ospedale lì, quindi per portare mia madre fisicamente magari per un primo soccorso, è più comodo andare a quell'ospedale. Allora come è stato effettuato questo studio? E purtroppo il discorso si faceva prima, per criteri politici. Allora questo è aberrante quando si parla di sanità, perché quando si parla di sanità non esiste il Movimento 5 Stelle, il PD, il Movimento del Fare, esiste che abbiamo un problema, e quando di fronte a un problema ci vuole il transito minore di tempo per andare da casa propria allo studio del primo soccorso, che sia una medicina integrata, che siano ospedali comunitari, però che ci sia qualcosa, qualcuno che dica dimmi cosa c'hai, che sono qua che ti ascolto. E poi appunto la sovrapposizione dei servizi erogati, che non ci siano sovrapposizioni, i famosi 5 km di cui si parlava prima. Allora se uno mi porta uno studio del genere e mi dice, caro Berti, questi sono gli studi, le 250.000/350.000 persone che il piano sociosanitario delinea come la giusta quantità di persone che debbano essere gestite da una ULS, e quindi seguendo questo criterio, seguendo il criterio quindi di flussi proprio di spostamento, abbiamo ottenuto questo piano. Io direi, beh caspita, criteri oggettivi dettati da quindi persone, tecnici che sono venuti a spiegarmelo, dovrei anch'io arrampicarmi sugli specchi se volessi proprio trovare però l'uovo, ma essendo, almeno penso di potermi reputare una persona di buon senso, direi, signori, complimenti, bel lavoro, quando uno fa un bel lavoro bisogna dire bel lavoro. Ma se poi invece questo criterio è no perché io ho bisogno di quei tre ospedali, no quei due sono miei, no tu devi portare questo i tuoi in quello, non ci sto, mi si chiudono le orecchie, ma su questo. Con una battuta, se l'azienda zero è l'azienda dominante che detta legge alle altre ULS e alle aziende, a sto punto meglio che ci sia un ULS unica. Se invece l'azienda zero diventa quello che vogliamo farla essere, e cioè un'azienda a servizio delle ULS e delle aziende, è un'altra cosa.
Allora vanno bene le 7 ULS, sì, ma deve essere allora un'azienda che dal punto di vista amministrativo, tecnico, è a servizio ma delle ULS, ma organizzata così com'è, è dominante, cioè impone, detta legge su tutto, e questo ruolo, che non va bene. Il ruolo del controllo del consiglio non esiste più, il ruolo regionale. Dei sindaci sparisce. Certo. Adesso sentiamo il ruolo dei sindaci, pubblicità pochi secondi, poi siamo con voi.